Il 20 settembre fu un giorno di 35 ore. A bordo del jet il tempo non passa mai e la distribuzione dei pasti sostituisce l'orologio. Sorvoliamo distrattamente la Groenlandia, l'ultima terra dell'antichità. Ci attende l'ultima terra dei nostri tempi, Tahiti dei mari del sud, col suo incanto e col suo mito, oltre la rossa alba che incendia il Pacifico. A terra, fiori e dolci vainè, ma per me, chissà perché, soltanto fiori. Gli idrovolanti sono gli autobus della Polinesia. Questo vecchio Bermude da 12 anni fa parte del panorama delle isole Sopravento e quando avrà compiuto l'ultimo ammaraggio, i tahitiani ne faranno uno dei loro dei. L'idro ci lascia nella baia di Cook, nell'isola di Morea, all'interno della laguna racchiusa dalla barriera di corallo. Mi ha detto, ti aspettavo, ed insieme abbiamo cercato il farè. La sveglia suona presto nelle isole. Il cerimoniale prevede lunghi e reiterati omaggi alle signore. Incontentabili c'è anche lo sport, equitazione naturalmente. Il cavallo arrivò a Tahiti nel 1880, nel 98 arrivo delle ghette e dei parapioggia, nel 44 stuzzicadenti e Coca-Cola, nel 63 il Madison. Oggi, per rappresaglia, questa musica è di moda in Europa, solo che a Tahiti il tamuré è un rito. Thank you.
All'interno della laguna, dove non arriva la violenza dell'oceano, potremmo tuffarci come in un immenso acquario. Visitiamo l'isola di Morea in una giornata grigia, ma la Polinesia non per questo perde il suo fascino. È sempre piacevole incontrare la gente delle isole. Questo popolo così prodigo di calore umano offre sempre il meglio di sé. Una visita alla capitale. Dato l'isolamento geografico dell'arcipelago, Papeete è il crocevia dei mari del sud. Qui è già arrivato il progresso e nei negozi si può trovare tutto, tranne stringhe da scarpe e digersels. Infatti si calzano sandali e non esistono problemi di digestione. Ma alle spalle della Papeete moderna preme la Polinesia tradizionale e quanto vediamo è una accozzaglia commovente di antico e di nuovo. Thank you.
Anche a Tahiti, per chi proprio insiste, è possibile sposarsi. Il Bar Vaimà è il cuore della capitale. Qui si sente pulsare con ritmo lento la vita di Papeete. Qui i tahitiani si dedicano alla più importante occupazione diurna, l'attesa della sera. Infatti a Papeete si vive di notte e le donne sul marciapiede del Vaimà preparano le corone per le feste della sera. Gli yacht americani hanno ormai invaso il porto della capitale, prendendo il posto delle vecchie, romantiche golette. Al Tahiti Hotel, attempate e danarose turiste pascolano nelle piscine tra i bungalow. Si parte per il periplo di Tahiti su una strada dove i paracarri sono palme di cocco. I Mare sono templi polinesiani. Vi si conservano le effigi degli dèi e i corpi dei re. I re tahitiani erano tabù ed anche il loro nome era circondato da rispetto misto a timore. Si chiamavano Pomare, che vuol dire attesa di un raffreddore nella notte. E a Tahiti il raffreddore corrisponde esattamente al nostro uomo nero. Le numerose chiese cattoliche e protestanti sono molto frequentate e all'uscita della messa si può ammirare il classico passo polinesiano. Abbandonata su una spiaggia troviamo la zattera del Bounty, scolpita nel legno di Tamanu, dal quale si ricavano i tichi, cioè gli idoli. Anche le canoe sono ricavate dal legno di Tamanu. Nelle foreste di Tahiti cresce il papiro, ma i tahitiani non hanno sentito la necessità di crearsi una lingua scritta. Thank you.
In queste foreste care a Gauguin, tra la vegetazione lussureggiante, numerosi corsi d'acqua discendono i pendii delle montagne, allargandosi a tratti nelle piscine naturali, di cui Pierre Loti ci ha lasciato descrizioni incantate. Arriviamo in aereo a Bora Bora, l'isola bella, circondata da una fascia di sabbia ricoperta di bassi arbusti. Sono i re indiscussi in una società fondata sull'amore. Anche il mare talvolta è stanco e riposa in suggestive basse maree. Tranne le numerose varietà di frutti, tutto il nutrimento viene dal mare, che in fondo è il vero suolo della Polinesia.
rispettiva età sono le isole siamesi dell'arcipelago. Sono infatti racchiuse in un'unica barriera corallina che circonda un'unica laguna. La polpa del cocco qui si chiama copra, in Europa si chiamerà margarina. La lavorazione del cocco è un'attrazione di Taha. Pare che solo qui gli europei abbiano potuto convincere i polinesiani a lavorare e naturalmente l'isola è diventata meta di turisti che ammirano l'inusitato spettacolo. Nel cuore della Polinesia facciamo provvista di collane di conchiglie. Le collane qui hanno il posto delle cravatte. In una radura della foresta incontriamo un esemplare di Homo sapiens allo stato brado che approfitta dell'occasione per sfoderare la loquacità del solitario. Michel, ex marinaio francese, zanzare a parte, è un uomo felice. I'm
A breve distanza al sfondo sabbioso giace il bastimento che lo portò ai Polinesi. I nostri risultati al mare e i numerosi festini a il nostro onore a base di pesce arrosto e di frutta all'albero del pene. Si finì, si disse con spade.